Buonasera, oggi è una normale serata di quarantena, quindi più o meno una sera dall'altra, però oggi è sabato sera e questo è il motivo per cui ho deciso di non mangiare il cibo che mangio di solito, ma ordinare una pizza. E quindi ho pensato bene di mangiare in vostra compagnia, visto che è una tipologia di video che in realtà mi piace molto guardare. Non so perché, quando li guardo io mi sento davvero un pochino come se fossi con un'amica a cena. E quindi ho voluto provare un genere di video che non ho mai registrato prima, però mi sono fatta bella per voi come se fossi a un appuntamento tra amiche. E quindi parlerò un pochino a vanvera della mia vita, come va nelle ultime settimane, così. Parliamo un po' di quello che capita per la mente. E intanto, cosa più importante, mangio questa. Non una pizza qualsiasi, ma una pizza con le patatine fritte. La mia preferita, anche se è più o meno quella da bambino di 11 anni, però resterà sempre la mia preferita. Non per quando sono al ristorante, ma per quelle serate in cui voglio mangiare qualcosa di grasso. Purtroppo ci sono quelle serate. Ho perso una patatina per strada. Comincio a mangiare e intanto facciamo due chiacchiere. Spero che siate anche voi con del cibo altrettanto invitante davanti. Comunque, buon appetito. A proposito, questa non è una pizza qualsiasi, è una pizza con le patatine e con la doppia mozzarella, quindi proprio il livello di pasto sgarro della settimana massimo. Però è buonissimo. Comunque sì, mi sono assolutamente truccata per restare in casa stasera. Sì, proprio così, però i pantaloni sono quelli della tuta. Ci vuole equilibrio. Comunque in realtà vi dirò, in questo periodo mi sto un sacco riappassionando al make up. Mi ricordo benissimo quando ero in prima liceo, più o meno ho cominciato a guardare, mi ricordo i primi tutorial su YouTube e mi sono appassionata tantissimo, li guardavo in continuazione e tramite quelli ho imparato un pochino l'ABC del trucco, diciamo. Mai nulla di professionale, proprio solo da autodidatta, però mi divertiva tantissimo. Mi ricordo che letteralmente mi svegliavo un'ora prima di andare a scuola solo per poter sperimentare e ogni giorno facevo un trucco di un colore diverso, provavo una tecnica nuova, a volte venivano cose orribili, a volte venivano cose semidecenti ed è così che ho imparato a truccarmi. E, però dopo quello per un sacco di tempo ormai mi ero abituata, avevo un po' le mie tecniche di base che ormai avevo testato, mi piacevano e usavo sempre quelle. Quindi negli anni scorsi sì, un po' ogni tanto cambiavo, magari per un sabato sera mi truccavo in modo diverso, per una festa, però più o meno mi trovavo sempre a fare le stesse cose. Avevo un po' perso quello stimolo, diciamo, a sperimentare. Troppo buona, troppo buona. Comunque, in questo periodo non so perché mi è successa questa cosa strana e ho di nuovo voglia di sperimentare col trucco. Quindi anche se sono chiusa in casa, non ho assolutamente nessun posto dove andare, mi diverto troppo. È già da 2-3 giorni che davvero mi trucco per restare in casa e non ho assolutamente nessun motivo di farlo. Però ho un pochino ripreso quella passione e mi piace un sacco. È proprio una cosa divertente, cioè so che non a tutti piace, ma io lo trovo iper rilassante, è proprio una cosa che, non so, è uno sfogo un po' creativo per me. Quindi sì, mi sto divertendo anche a riguardare un sacco di tutorial. È una cosa, mi sento davvero un po' come in prima liceo quando ho scoperto questo magico mondo. Se siete amanti del trucco so che potete capire. Davvero è una cosa che faccio letteralmente solo per me, solo perché mi piace farlo. E se lo faccio appunto pure in casa per stare in quarantena, questo è dire tanto. Quindi sì, questa è una delle mie attività più recenti. Aggiornamento di vita, mi sto divertendo un sacco, quindi se improvvisamente mi cominciate a vedere con dei trucchi iper stravaganti, mentre di solito ero relativamente naturale, ora sapete perché. Non sono impazzita, mi sto solo passando il tempo in quarantena così, perché mi diverte. Poi che altro sto facendo? Niente di particolarissimo, a parte questo. Fatemi sapere tra l'altro se avete qualche prodotto di make up appunto per le altre amanti del trucco che ci sono qui come me, se c'è qualche prodotto di make up che avete da consigliarmi, perché in effetti c'era un periodo in cui ero iper aggiornata, mi guardavo tutte le recensioni eccetera, però sono caduta appunto un po' lontano da quel giro negli ultimi anni, perciò mi sono persa grandi cose. C'era un periodo in cui letteralmente appena usciva una nuova palette di ombretti correvo a comprarla e adesso ho di nuovo voglia di provare più o meno tutto e svaligerei un negozio di trucchi. Altre attività da quarantena? Niente, direi serie TV. Come vi ho detto nei preferiti del mese, ho finito di guardare Sex Education, che mi è piaciuta tantissimo ed è quella che ho visto nell'ultimo mese. Quindi adesso non sto guardando nulla, o meglio sto riguardando solamente Grey's Anatomy. Però l'ho già visto tutto in realtà, quindi lo sto riguardando da capo.
e sono all'undicesima stagione, mi sa tipo in 3 mesi, il che è problematico. Però le ultimissimissime stagioni nel frattempo me le sono perse, quindi adesso quando sarò di nuovo arrivata alle ultime devo rivedere la 15 e la 16, credo che ormai siano la 16, oddio, ne hanno fatte tantissime, è un po' come Beautiful, non so quante stagioni sono arrivati negli anni. Comunque sì, quell'altra serie TV che però non è appunto una nuova scoperta, ma la guardo davvero da tanto tempo in modo regolare e mi è solo venuta voglia di rivederla, anche se si dipende. La trovo molto rilassante, cioè un po' quella cosa che mi viene voglia di vedere la sera quando sono stanca dopo una lunga giornata. Però in questo periodo appunto di quarantena qui chiusi in casa mi accorgevo all'inizio che non avevo mai voglia di vederlo, avevo solo voglia di vedere qualcosa di un po' più proprio allegro, frizzante, che mi distraesse e mettesse di buon umore. Però niente, adesso sono tornata un po' dell'umore Grey's Anatomy. Altri aggiornamenti? Molti di voi mi stanno chiedendo della laurea, come funziona adesso tutta la questione universitaria, però che c'è stato questo super imprevisto. Per chi non lo sapesse, io nei miei piani originari avevo intenzione di laurearmi a luglio, però ovviamente in questi giorni ci sto un sacco pensando perché adesso cambia un po' tutto. E non tanto per le lauree, perché le lauree in sé ci saranno sicuramente lo stesso, così come in realtà ci sono state le lauree di marzo, cioè della gente a marzo che si è laureata nonostante il blocco dell'attività, l'hanno fatto in videoconferenza, il che deve essere stato troppo strano, tipo stare nella propria stanza a fare la discussione della tesi, che ansia, e magari quella mamma nell'altra stanza che dice il pranzo è pronto, non lo so, mi immagino veramente di fare la discussione di laurea in ciabatte e mi fa un po' ridere. Però ovviamente bisogna trovare delle soluzioni del genere, perché è effettivamente una situazione un po' imprevista. In realtà la stanno gestendo molto bene dal punto di vista accademico, anche a livello di lezioni eccetera, stiamo riuscendo per fortuna a non perderci niente. Però più che altro per me il vero problema non è tanto il fatto di laurearsi online in videoconferenza, è più che altro il fatto che se davvero dovessimo restare bloccati in casa senza poter accedere all'università per mesi, per i prossimi mesi, il mio vero problema sarebbe più che altro la tesi, perché ovviamente per scrivere la tesi c'è bisogno di avere accesso a tanti libri della biblioteca. Io stavo prendendo davvero tipo un libro a settimana in prestito per cominciare a lavorare alla tesi. Ho scritto il primo capitolo, l'ho già consegnato appunto perché stavo cercando di lavorare secondo le tempistiche per finire a luglio. Però appunto non so se sarà possibile, perché non riesco letteralmente a scrivere una tesi e non voglio fare un lavoro fatto male, fatto a metà, se non posso avere accesso al materiale per scriverne una bene, decente, almeno più possibile. Quindi forse non tanto appunto per la possibilità di laurearsi, ma per i mesi prima della laurea che sto vivendo così bloccata, credo che mi sarà difficile laurearmi a luglio, almeno che improvvisamente, ecco, domani non ci liberino tutti, ma purtroppo temo che ci vorrà ancora un po'. Quindi sì, sto decisamente considerando come più realistica in questo momento l'ipotesi di laurearmi a novembre, il che in realtà va bene, cioè non è niente di così grave per la mia situazione, perché io mi sono preiscritta alla magistrale sempre nella mia università. E per poter avere accesso alla magistrale basta in teoria laurearsi entro dicembre 2020, quindi volendo ci si può comunque preimmatricolare e cominciare a seguire le lezioni a ottobre, anche laureandosi alla sessione di novembre, che è quella subito dopo la sessione di luglio ovviamente. Inizialmente non lo avevo considerato, almeno appunto sapevo che c'era anche questa opzione, però potendola evitare avrei preferito comunque luglio. Più che altro perché volevo non doverci pensare per tutta l'estate, cioè visto che comunque per fortuna sono riuscita a essere in pari con gli esami, nella mia visione attuale per fortuna sarebbe super realistico riuscire a laurearsi a luglio. Il problema vero a questo punto sì, è la tesi, e mi sarebbe piaciuto appunto avere l'estate libera senza questo pensiero, mi sarebbe piaciuto non lo so, magari farmi una vacanza post laurea o comunque fare una festa di laurea in estate, visto che è il compleanno d'inverno, e ve lo giuro avrei sognato tantissimo di poter fare finalmente una festa d'estate, cioè veramente lo sognavo troppo. Però vabbè, ovviamente tutto questo passa in secondo piano data la situazione attuale, quindi appunto novembre va comunque benissimo, non mi cambia tanto all'atto pratico, vuol dire solamente che ho il pensiero per un po' più di mesi e me la porto avanti fino a novembre, e ho un po' più di tempo per lavorare alla tesi, che è buono, ho un po' più di tempo per fare gli esami, quindi se magari dovessi perdermi un esame o non riuscire a farlo lo potrei fare anche nella sessione di settembre, mentre in caso della laurea a luglio ovviamente avrei dovuto fare tutti gli esami al primo colpo nella prossima sessione, quindi mi toglie sicuramente un po' di pressione da quel punto di vista, anche se sì, non è il massimo cominciare magari la magistrale con la discussione della tesi da fare un mese dopo l'inizio. Però vabbè, ci arrangiamo, vediamo cosa viene. Ancora ovviamente non escludo del tutto l'ipotesi luglio, però mi sembra improbabile, ecco, attualmente. Più che altro perché davvero non so come diamine scrivere questa tesi bloccata in casa, quindi
Vediamo se riaprono le biblioteche, sarò in salvo. E comunque basta, questi sono i miei aggiornamenti da quarantena. Me la sto passando molto meglio adesso che per parte del tempo Giovanni a casa. Ovviamente va comunque al lavoro, quindi adesso è il giusto equilibrio tra degli attimi da sole e degli attimi in compagnia, ma sicuramente rende la quarantena molto più vivibile. Perché le prime settimane, quando ero completamente da sola, veramente a momenti parlavo coi muri, cioè ho comprato due piante, il che è dir tanto perché non ho un pollice verde, assolutamente. Sono riuscita a uccidere una pianta grassa all'inizio dell'anno, non so come ho fatto, ma è morta, davvero non capisco. Quindi adesso se muore pure la mia pianta di salvia, veramente devo smetterla di provare ad adottare piante, perché le mie intenzioni sono buone, ma non riesco a farle sopravvivere. Ho perfino guardato dei tutorial su internet su come travasare le piante aromatiche, e quindi veramente ce l'ho messa tutta. Speriamo che la mia salvia sopravviva, devo trovarle un nome. Quindi livello di solitudine era questo, ero arrivato ad adottare piante e a parlare con loro, giusto per farvi capire. Tutto nella norma comunque. Fatemi sapere comunque come state passando le vostre giornate in questo periodo, perché io davvero non lo so, sono molto varia. Sto provando ovviamente adesso a mettermi un pochino a studiare, ad attivarmi, perché purtroppo all'università gli esami non si fermano. Però diciamo che la mia mente non è proprio in modalità produttiva, quindi sto davvero cercando di sforzarmi. Ci proviamo, perché sennò davvero passare tutte le giornate a guardare serie TV e basta non è una buona idea. Quindi raccontatemi le vostre routine da quarantena in questo periodo. Stavo spulciando gli album delle vecchie foto dei miei genitori e ho trovato veramente delle perle. Vi dico solo che questa era la mia faccia birichiera nel 2003-2004 forse. Sembra un piccolo elfo vichingo. Io adoro guardare foto vecchie, veramente mi piace tantissimo, e metto spesso a cercare di spulciarne. Più che altro è bello perché quelle di noi da piccoli noi ovviamente non le vediamo sul momento, i nostri genitori non ce le fanno vedere quando abbiamo 5 anni, quindi è proprio un po' come riscoprirle. Vabbè, queste qua con mio papà sono bellissime, non so perché, ma gli mordevo il naso, avevo questa strana abitudine. Questa è bellissima, sono veramente dei ricordi preziosissimi da avere. Io sono tantissimo grata ai miei genitori che quando ero piccola hanno veramente documentato tantissimo tutto. Io ho tante foto, ma soprattutto video. I miei genitori hanno filmato una cosa che hanno chiamato Emma the Movie, e veramente per i primi, credo, 5-6 anni della mia vita è tutto documentato, quello che facevo ogni giorno, ci sono i miei primi passi, le mie prime parole. E io davvero ringrazio tutti i giorni che abbiano fatto quei video, perché è veramente come rivivere quei momenti, momenti che sennò io non potrei mai ricordarmi in nessun modo. Ma il motivo per cui è davvero prezioso averli, più che altro, è vedere soprattutto mia nonna, mio nonno, la mia prozia, tutti questi membri della famiglia che adesso non ci sono più, in questi video. È una cosa preziosissima. Forse anche per quello che ho cominciato, secondo me, a tenerci così tanto a registrare i vlog, a registrare i momenti della mia vita. È una cosa che probabilmente farei anche se non avessi mai aperto il canale su YouTube. In realtà l'ho sempre fatto, ho una marea di video, tipo della prima vacanza che avevamo fatto io e Alice a Milano nel 2013, qualcosa del genere. Letteralmente andiamo un vlog prima dei vlog, dove ci siamo io e lei che narriamo a fine della giornata ogni giorno che cosa avevamo fatto. Quindi sì, credo proprio che sia una cosa che deriva dal fatto che sono sempre stata abituata ai miei che documentavano tutta la vita. Quindi sì, credo che sarà bellissimo quando avrò 80 anni e rivedere cosa stavo facendo nell'estate 2019, per esempio, e potermi rivedere da giovane e poter far vedere, che so, ai miei nipotini come ero da giovane, quando sarò tutta vecchia e rugosa. Quindi questo giusto per dire che quando trovo questi ricordi, che siano foto, che siano video di infanzia, è veramente una cosa bellissima e ogni volta mi diverto un sacco a guardarli. E veramente grazie ai miei genitori che sono stati super meticolosi e mi hanno fotografata. Cioè ci sono foto di me che dormo, di me che gioco, qualsiasi cosa facessi, pure le più noiose, né poco interessanti, sono documentate. Questo è quanto. Io sto mangiando l'ultima fetta di pizza, era molto buona. Spero di avervi fatto compagnia mentre state, non lo so, pranzando o cenando o facendo uno spuntino. In qualunque momento della giornata state guardando questo video, fatemelo sapere. Questa è la mia cena, primo esperimento di un mukbang in cui ho parlato letteralmente. Si chiamano così, vero? Tra l'altro, mukbang, credo di sì. Non so neanche perché, tra l'altro, vabbè. Comunque sì, ho davvero parlato a ruota libera. Gli aggiornamenti di vita, un po' quello che saltava fuori sul momento. E niente, spero di avervi tenuto compagnia. E detto questo, io ora vado a digerire, perché sono piena, dopo aver mangiato l'ultima patatina. Buona giornata o serata, e noi ci vediamo presto. Ciao, bacio.